Più distruggiamo la biodiversità, più l'agricoltura diventa vulnerabile. Evitiamo dunque di farlo. È questo il messaggio che l'attivista ambientalista indiana Vandana Shiva, uno dei volti internazionali di Expo, ha lanciato proprio dall'Expo a Milano. Lo ha fatto attraverso il Parco della Biodiversità, quello che porta al padiglione del biologico inaugurato per l'occasione. L'inaugurazione del padiglione ha dato il via ai lavori del Forum internazionale sull'agricoltura biologica proposto dal ministro Maurizio Martina, uno degli appuntamenti principali di Expo. L'obiettivo, ha spiegato Duccio Campagnoli, il presidente di Bologna Fiere, che ha realizzato tutta l'area bio, è riunire le organizzazioni del bio, le realtà ambientaliste, del terzo settore, scientifiche, gli agricoltori, le imprese e i cittadini. Vogliamo dimostrare che il modello agricolo biologico è la vera risposta alla sfida lanciata da Expo. Una passeggiata attraverso il percorso appositamente creato che porta dall'albero della vita ai padiglioni del biologico e poi un appello accorato, sincero e molto sentito a mantenere alta l'attenzione sul tema della biodiversità, ricchezza fondamentale per nutrire il pianeta. Un metodo di produzione di cibo non sostenibile ha distrutto la diversità, l'acqua, il clima, le persone, il lavoro. Non puoi pensare di sradicare migliaia di aziende agricole e aspettare che la società continui in questa direzione. Quello che stiamo facendo attraverso il programma che abbiamo realizzato e che anche oggi qui presentiamo è un centro sulla biodiversità agricola. Questa è la soluzione a tutte le nostre crisi, le crisi della nostra mente. Una mente monoculturale, una mente di esclusione, di paura, di odio. La diversità e la biodiversità sono la varietà che rende una vita più ricca. E un bambino o una bambina possono capirlo molto meglio di quelli ai quali è stato fatto il lavaggio del cervello e che non vedono che la biodiversità è la vera ricchezza. Vandana Shiva è una persona che interpreta nel modo più grande come altre persone nel mondo, ma lei con la sua passione, del suo impegno, queste parole così importanti che diciamo qui nell'Expo, nutrire il pianeta, che non possono essere dimenticate, non possono essere tradite, e perché noi che abbiamo voluto far essere qui il Parco delle Biodiversità Italiane, del Biologico Italiano, portare il contributo dell'esperienza dell'agricoltura innovativa italiana, con Vandana Shiva abbiamo il modo migliore per cominciare il discorso che vogliamo fare per i prossimi 6 mesi assieme a tutto il mondo del biologico italiano. Un incontro fortemente voluto da Bologna Fiere, quello con Vandana Shiva, che ha dato il via ad un forum permanente per affrontare in modo completo e approfondito i tanti temi legati al cibo, all'ambiente e al pianeta nel corso dei 6 mesi di Expo. Da oggi si è insediato questo forum, è un altro bel risultato molto importante. Sono con noi tutte le associazioni del biologico, davvero tutte. Ci sarà un programma che durerà 6 mesi, è stato intitolato I diritti della terra e i diritti alla terra, perché bisogna aver cura della terra, ma anche fare in modo che tutti possano avere diritto alla vita. Dio sa quanto è importante oggi ripetercelo. Avremo quindi tanti incontri, tanti personaggi, avremo Don Ciotti e Libera, avremo Amnesty International, avremo tante altre testimonianze anche culturali e scientifiche. Abbiamo il partenariato con la Fiera di Norimberga, che realizza la più grande fiera del biologico al mondo e che organizzerà assieme a noi la Settimana Internazionale del Biologico a settembre. E insomma, ce n'è da lavorare. Vivremo 6 mesi molto impegnativi, ma insomma, Bologna Fiere ha le spalle robuste. La risposta italiana allo stimolo relativo al nostro tema mi pare che sia molto orientata al bio, no? Per cui noi l'abbiamo detto nelle premesse, rimaniamo fedeli a questa linea. Noi ovviamente anche accoglieremo anche chi si dichiarerà a favore degli OGM e gli creeremo l'occasione per cui possono parlare, ma in una piattaforma aperta bisogna dare spazio a tutti, e quello che vedo positivamente è che nella proposta italiana questa attenzione al bio, alla biodiversità,
anche il recupero di un'agricoltura tradizionale sta venendo fuori molto, molto forte e sentita dalla gente. Quindi è veramente utile lavorare sui contrasti, permettere a tutti di dire la loro, ma direi, mi pare positivo che gli italiani stiano rispondendo così.